chiamo Daniel Favero, ho una pizzeria qua a Massa Carrara, ho partecipato per cercare di mettermi alla prova e migliorare la mia esperienza. Questa pizza che porto è una pizza dove ho voluto abbinare il porcino delle nostre terre, perché questo qua è un porcino nostrale, con la carne marinata con del vino Niccolò V e abbinata con delle foglie di bietolina rossa, della rucola, della bietolina e una texture di formaggio. Volevo sapere il tipo di farina che hai usato. Allora, ho utilizzato due tipi di farine, una per la biga e una per l'impasto. Per quanto riguarda la biga, ho utilizzato una farina di tipo zero con germe di grano macinato a crudo e integrato all'interno della farina, sulla biga ho utilizzato una percentuale di lievito liquido e la biga l'ho fatta con un'idratazione del 44%. Per l'impasto sono andata a utilizzare una farina macinata a pietra di tipo 1, anche questa con germe di grano crudo macinato e integrato all'interno, e con un W che va dai 2,70 ai 2,90. Mentre per quanto riguarda quella di tipo 0, il W è compreso tra i 3,40 e i 3,60. Ok, hai scelto un tipo di luni. Allora, secondo te è meglio un rosso o rosato sul tipo di pizza che hai scelto? Per il mio parere dipende anche da uno cosa vuole ottenere, però io preferirei un rosso soprattutto come abbinamento su questo tipo di carne. Ottimo. Ottima scelta. Io voglio sapere che tipo di lievito hai usato e che tipo di impastatrice hai usato. Allora, come tipo di lievito ho utilizzato il lievito madre liquido, solo esclusivamente quello, senza nessun tipo di lievito di birra, e ho fatto con il lievito madre liquido ci ho fatto la biga, e poi la biga è quella che poi mi ha dato la spinta all'impasto. E per quanto riguarda l'impastatrice ho utilizzato la spirale, sì. Ti volevo chiedere, ho visto che hai fatto la cialdina di formaggio, sì. È una questione per estetica, perché facendo la cialdina poi il sapore del formaggio è diventato anche molto salato, metterlo fresco? Allora, il sale nella carne non c'è, e il formaggio viene saporito e dovrebbe andarsi a unire appunto anche al sapore della carne. E è anche una nota estetica e dovrebbe dare anche una nota di croccantezza che magari potrebbe mancare a una pizza così.